Lui è Johnny Gien, 30 anni di onorata carriera alle spalle, costellata da ben 35 album all'attivo, che hanno venduto milioni e milioni di copie nel suo paese, la Cina, dove è stato osannato come uno degli artisti più popolari del panorama nazionale negli ultimi 30 anni. Il 1 luglio 2018 Gien sarà a Firenze al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove si esibirà per un concerto benefico. È il Florence China Charity Event, che si pone l'obiettivo di valorizzare la cultura orientale, in questo caso tramite la musica. Firenze dunque non ha il timore di confrontarsi, ma anzi getta un ponte che si aggiunge a quelli già esistenti, partendo dalla cultura e dalla solidarietà. È la prima volta infatti che si terrà qui, in una città italiana, un grande concerto di un grande artista cantante cinese conosciuto in tutto il paese di origine, perché la cultura è dialogo. L'evento è la prosecuzione dell'operato in Italia dell'associazione FACE, che in oltre 10 anni in Cina ha raccolto milioni di yuan devoluti ai progetti umanitari dedicati ai bambini. Gien è da sempre vicino alla causa dei più piccoli bisognosi. Alla presentazione a Palazzo Vecchio c'era la figlia Wendy Chen. To be honest, this is his very first time. È la prima volta che fanno un evento di questo tipo in Italia e sono molto felici di poterlo fare e spero che tutto vada benissimo. This is a very meaningful event for us to contribute to this country. L'incasso della serata andrà in favore della Fondazione Tommasino Baciotti Onlus per sostenere i bambini italiani, cinesi e di tutte le nazionalità che ogni anno si recano proprio nel capoluogo di regione toscano per essere curati ed assistiti all'ospedale pediatrico Meyer tramite il progetto Accoglienza Famiglie. Questa è un'iniziativa veramente unica e bella, grazie a Gabriele Poli e grazie a Jim che sono gli organizzatori materiali di questa bellissima serata che sarà fatta il 1° di luglio a Teatro dell'Opera. Vogliamo stare vicino a questi bambini, ma soprattutto stare vicino in questo percorso drammatico dei genitori che vivono il figlio malato di un tumore.